Fabiano, responsabile comunicazione e marketing di KTM. Allora, siamo qui vicino a tre modelli carenati sui quali KTM, contrariamente a una tradizione che una volta era limitata al fuoristrada, invece sta diventando importante anche sull'asfalto. Che cosa rappresentano? Ah, per noi rappresentano una novità assoluta, in quanto dopo il successo delle Duke 125, 200 e 390, qui ci avviciniamo a un pubblico di ragazzini, direi, sportivi, che sull'onda e sulla scia del successo delle 250 Gran Premio, quindi della Moto3, dove quest'anno siamo imbattibili, si vorranno avvicinare al nostro marchio anche in questo contesto. Di conseguenza abbiamo lanciato in anteprima mondiale le nuove RC 125, RC 200 e RC 390. Voi puntate soprattutto sulla più piccola e sulla più grande. Sì, esatto, la più piccola e la più grande, in quanto rappresentano per noi, guardando il marchio, come si stanno comportando i modelli non carenati, le naked, la 125 e la 390 sono leader di mercato nel settore e di conseguenza ci aspettiamo ottimi risultati anche per le piccole RC, specialmente perché poi sono modelli nuovi, avanzati tecnologicamente, sappiamo che sono motori estremamente evoluti, ABS di serie, VP come sospensione, quindi diciamo che per quel che riguarda il pacchetto tecnico sono estremamente avanzate e di grandissima qualità. Invece, parlando di off-road, in particolare di sabbia, abbiamo visto qui a ICMA anche una 4,5 molto bella e interessante. Sì, la 4,5 Rally, che tra pochissimi mesi sarà impegnato con Marcoma alla Dakar, rappresenta una novità, nel senso che non è propriamente un modello nuovo, è stata rinnovata, migliorata nel pacchetto sospensioni e migliorata anche in quello che è la parte di sovrastruttura. Infatti abbiamo un nuovo punto di comando con sia la torretta dove vengono montate le strumentazioni rivisitata e poi un interessante cupolino trasparente che consentirà al pilota di vedere meglio quando vanno a tutto fuoco nei deserti del Sud America. Io ho una curiosità, cioè KTM dominatrice dell'off-road e dominatrice della Moto3 quest'anno con Salom e tanti altri, perché c'erano solo KTM adesso. Ecco, a livello di ingegneristica, di azienda, come lavorano? Sono due team separati o c'è comunque un travaso di esperienze? Come si lavora? Ma noi abbiamo una motorsport che è un'unica struttura, nel senso che è suddivisa in varie zone, però fa parte di un unico building, diciamo, di un'unica costruzione. Certo è che in KTM lavoriamo con diversi segmentazioni, nel senso che ci sono gli ingegneri e designer che sviluppano, si occupano di prodotto strada, prodotto off-road e di conseguenza sviluppano anche delle esperienze dalle gare, quindi dal mondo delle gare su strada per quel che riguarda prodotti strada e di conseguenza anche sul mondo dell'off-road. Siamo tutti parte della stessa famiglia, abbiamo tutti il sangue arancione, siamo tutti ready to race, però poi ognuno si occupa del suo e trae esperienza dal rapporto con i piloti, con i clienti, con i quali siamo in diretto contatto sempre comunque sui campi di gara come anche nella vita di tutti i giorni. Grazie e complimenti. Grazie Nico, arrivederci.